Via, pronti, partenza, via. Si va per mare e monti, partenza, via. Qui siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti, pronti, siamo tutti pronti. Si va per mare e monti, via. Pronti, partenza, via. Si va per mare e monti. Buonasera e ben ritrovati con la WISP e con TV6. Volevo innanzitutto salutare gli amici e il pubblico che ci seguono da casa e volevo ringraziare gli operatori di TV6, Claudio e Maurizio, che grazie alla loro professionalità ci supportano e talvolta ci sopportano pure. Questo è il primo appuntamento di una nuova trasmissione a cui abbiamo pensato di dare il nome Pronti Partenza Via, perché da pochissimo che ci siamo lasciati dietro le spalle un periodo molto difficile e molto complicato, che è stato quello del lockdown, per cui ora possiamo e anzi dobbiamo partire o ripartire. E noi lo facciamo da questo studio insieme a degli ospiti, di cui una è appunto seduta qui di fronte a me, Ivana Coccia. Benvenuta Ivana Coccia. Grazie e buonasera a tutti. Responsabile del settore ginnastica della WISP regionale Abruzzo Molise, e l'altro ospite ce l'abbiamo in collegamento via Skype ed è l'assessore allo sport del comune di Ortona, Massimo Petaccia. Benvenuto Massimo. Grazie, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Buonasera a te e grazie per aver accettato il nostro invito. Ovviamente questa trasmissione nasce da un'idea del presidente della WISP Abruzzo Molise, Alberto Carulli, e un'altra delle sue idee che io non potevo non caldeggiare e accompagnare, e lo faccio volentierissimo cominciando a parlare con Ivana di un momento che non è questo della ripartenza, ma che è antecedente anche alla chiusura, ed è stato il momento in cui vi siete avete portato a casa il risultato di avere conquistato il diritto a partecipare alla World Cup in Finlandia con la ginnastica estetica. Cos'è questa ginnastica estetica? Allora, la ginnastica estetica è una disciplina molto giovane, forse qui in Italia, è riservata, diciamo, alle ginnaste agoniste che stanno smettendo, perlomeno noi l'abbiamo intesa su questo, perché ci sono anche per le bambine, per le allieve. Noi invece abbiamo proposto questo a delle ragazze che magari arrivate a 18-19 anni non hanno più voglia di impegnarsi tantissimo con la ginnastica ritmica e di iniziare un nuovo percorso. È solo a corpo libero, non hanno bisogno di attrezzi, quindi più semplice come prove, diciamo, perché la ginnastica ritmica ha bisogno di tante prove. Sì, certo, di e tante ore di allenamento, quindi così che c'è un po' meno privazione, si comincia ad essere grandi e sono altre le cose che possono interessare. Senti, però voi in Finlandia ci dovevate andare proprio in un momento in cui è stato chiuso tutto. Come l'avete digerita questa cosa? Allora, la gara in Finlandia era dal 13 al 18 marzo, avevamo la partenza con l'aereo l'11 marzo ed è stato tutto annullato. Quasi data fatidica. Tra l'altro la gara non è stata annullata, all'ultimo momento, proprio il giorno 13, è stata chiusa e quindi noi purtroppo ci siamo dovute fermare e, a malincuore, tante spese sostenute non rimborsate. Però vabbè, ci rifaremo. Ma la manifestazione è stata sospesa o è stata proprio annullata? Allora, è stata annullata il giorno 13, la mattina. Molte delegazioni erano arrivate, tra cui tutti i paesi dell'est, Francia e Germania erano arrivate, l'Italia no. Ci avevano anche mandato una lettera di invito a non partecipare. Addirittura. Sì.
Allora, prima di affrontare il tema della ripartenza con tutte quelle che sono state poi le problematiche che hai dovuto gestire, ora non solo perché tu sei anche istruttrice, sei tecnico di una scuola, la Gimnicantea che ha sede a Ortona e poi delle filiali operative su San Vito, Francavilla e Miglianico. Volevo chiedere all'assessore che è appunto in collegamento con noi. Assessore, mi sembra, confermami un po' il dato se è vero o meno, che l'incarico l'hai avuto giusto qualche mese prima del lockdown. Quindi hai cominciato a... Allora, diciamo di sì. Allora, innanzitutto saluto Ivana e tutti gli spettatori che ci seguono. Allora sì, io ho avuto la fortuna, non lo so, sfortuna forse di ricevere l'incarico il 7 di dicembre, quindi praticamente qualche mese prima di questo terribile lockdown. Oltre allo sport ho avuto anche qui, non so se la fortuna o la sfortuna, di avere la delega alla protezione civile, che sicuramente mi ha portato via, non mi ha fatto sicuramente annoiare in questo periodo, però diciamo che sono stato abbastanza impegnato. Adesso l'impegno che invece voglio portare avanti è proprio quello della ripartenza, perché come avete detto voi, adesso è stato giusto il tempo di fermarsi, perché la salute prima di tutto, però adesso è tempo di ripartire e dobbiamo farlo nella maniera più giusta e soprattutto in sicurezza. Assolutamente, ed è proprio di ripartenza che vogliamo parlare con Ivana, visto che lei con la sua scuola e con le sue allieve utilizza le strutture pubbliche, quindi ha sicuramente bisogno e necessità dell'intervento del pubblico, della parte pubblica, e poi tanta buona volontà da parte della parte privata che siete voi. Com'è stato questo, intanto come hai gestito questo periodo con le tue allieve? Perché lo dicevi prima, fare ginnastica a questi livelli richiede tante ore di allenamento giornaliero. E stando in casa cosa hanno fatto? Allora, le nostre ginnaste, perlomeno tutte quelle agoniste che hanno un programma tecnico molto elaborato, sono state seguite da mia figlia, che è la responsabile, diciamo, per il settore agonistico, con delle lezioni online. Quindi ogni giorno si collegavano e hanno cercato di mantenere perlomeno la flessibilità, gli allungamenti, tutto ciò che riguarda... L'attrezzo credo che sia stato un po' difficile. Hanno fatto difficile. Qualcosina anche con l'attrezzo, infatti le case con questi attrezzi che volavano un po', però sicuramente hanno permesso a queste ragazze di mantenere l'elasticità fisica che serve per loro. E niente. Bene, invece ripartire, mi dicevi appunto che la sanificazione era un'opera, vero assessore, la sanificazione è un'opera che negli edifici pubblici, negli istituti scolastici avete curato voi come comune? Allora sì, praticamente, allora, innanzitutto dobbiamo fare una piccola distinzione, perché come comune di Ortona abbiamo diverse strutture che sono gestite direttamente dal comune, e altre invece che sono state date in gestione appunto a delle associazioni, a delle società. Per cui, per ciò che riguarda le strutture direttamente gestite dal comune, è stato fatto praticamente un programma di prima sanificazione delle strutture, perché poi è quello che riguarda e che compete alle amministrazioni comunali. E grazie alla collaborazione con le varie associazioni che sia che gestiscono, ma anche che usufruiscono semplicemente delle strutture comunali, e per esempio Ivana è una dimostrazione di questo, grazie alla collaborazione proprio con queste associazioni siamo riusciti comunque a iniziare a riavviare queste attività. Ivana forse penso che sia stata una delle prime che la Gimnicantea che ha potuto riavviare le proprie attività, in quanto disponeva anche di atlete a livello nazionale e che comunque ha usufruito di questo servizio da parte del comune.
Per ciò che riguarda poi le palestre delle scuole, non utilizzate da alcune associazioni, ovviamente tengo a precisare che non ancora sono state fatte, in quanto sarebbe inutile farlo adesso se non utilizzate. Certo. D'altro canto, abbiamo anche il problema di alcune palestre, alcune strutture che non sono gestite direttamente dal comune, ma bensì dalla provincia, dove Ivana ne è testimone, purtroppo abbiamo qualche piccolo problema e ci siamo comunque attivati per cercare di risolvere anche. Beh, certo, capiamo tutti che il momento della ripartenza è un momento che è anche difficile da gestire, un po' perché bisogna comprendere come muoversi e un po' perché sì, bisogna appunto ragionare in termini di priorità. Siccome la Gimnicantea ha queste atlete di portata nazionale, ha bisogno di certi tipi di allenamenti e usa queste strutture, sicuramente è stata una delle prime che ne ha beneficiato. Però, come mi dicevi tu, Ivana, la sanificazione è stato solo il primo step di questa riapertura per l'utilizzo delle strutture. Poi siete intervenuti voi, sei intervenuta, diciamo, tu attraverso degli operatori, no? Perché sì, la seconda fase è stata quella? Allora, poi dopo la sanificazione ovviamente c'è l'igienizzazione, che comprende tutta la parte della pulizia, insomma, generale della palestra. E l'igienizzazione che viene fatta ogni giorno, perché dopo che... Guarda, possiamo anche osservare alcune immagini, sì, proprio dell'attività nello specifico che ci ha gentilmente portato in mano per farci comprendere. La ditta che igienizza ogni mattina, ecco, come vedi, le maniglie, i sanitari, perché ovviamente sono i punti dove le bambine, le ragazze poi toccano muovendosi. Ecco, come vedi qui c'è un po', loro hanno dei prodotti specifici per fare questo, a base alcolica. Cerchiamo di mantenere tutti i giorni questo lavoro per garantire tutto quello che riusciamo. Beh, assolutamente sì, anche perché la salute, voglio dire, sì, è un bene primario e comunque tutti, sia il pubblico, ma voi in particolare, sì, e anche le atlete sono interessate appunto alla conservazione. Noi abbiamo delle atlete che erano in pieno campionato di C, dovevano fare l'ultima tappa di Serie C e quella probabilmente il 2 settembre. Quindi diciamo che c'è stato uno slittamento, mentre la World, sì, Cup ce la siamo praticamente bruciata, ora bisognerà rifare. Quella della ginnastica estetica sì, è stata annullata, mentre tutto il resto è stato semplicemente... Ginnastica ritmica, ginnastica artistica, è stato tutto rimandato da settembre a dicembre, ci saranno vari campionati, senti, sia volevo... WISP che federali. Perfetto. Volevo chiederti una cosa, in questa ripartenza, come abbiamo detto prima, noi possiamo, ma abbiamo il dovere di partire e di ripartire, però ciò non di meno c'è anche tanta paura in giro, tanta reticenza per quanto riguarda forse non tanto le atlete, quelle già avviate, ma quanto quelle che si devono iscrivere o quelle che erano appena all'inizio. Come hanno reagito? La paura è sicuramente tanta, perché noi l'abbiamo vissuto. È vero che ricominciare adesso, diciamo che è quasi fine stagione sportiva, perché di solito si conclude a fine giugno con il saggio, quindi c'è anche questa cosa. E ovviamente, come dici tu, le atlete che sono abituate a lavorare tutti i giorni e magari comunque non hanno fermato il loro percorso perché hanno lavorato... sempre anche così, da casa, diciamo. Mentre per quelle dei corsi sicuramente è un po' più difficile. Ci stavamo provando a ricominciare con qualche bambina, chi volesse, perché c'è magari chi ce lo ha chiesto, però diciamo che è ancora dura la cosa. Però. Assessore, ma come possiamo aiutare noi queste società sotto il profilo proprio della fiducia da parte della famiglia, perché immagino che non sono tanto i bambini che hanno paura quanto i genitori, quindi dovremmo fare forse degli open day molto dedicati. Allora sì, infatti allora, tengo a precisare che questo lockdown, diciamo che la tecnologia ci ha aiutato tanto, sia nel, come diceva Ivana, nell'assistere le ragazze, i ragazzi, gli atleti a casa,
dal punto di vista non solo psicologico ma anche proprio fisico, quindi si potevano far vedere gli esercizi da fare a casa, eccetera, eccetera. Anche a scuola, diciamo che hanno fatto praticamente, non hanno perso quasi un giorno di scuola. Tutti a casa. E grazie alla esatto, ma grazie alla tecnologia, voglio dire, meno male. Per ciò che riguarda aiutare, noi diciamo che nella nostra comunità ottonese, che anche se insomma inizia a essere una cittadina abbastanza grande, non proprio un paesotto, però insomma una cittadina grande, diciamo che molto fa il rapporto che si crea proprio tra le famiglie e i vari istruttori, quindi che Ivana è conosciuta da tutti e suppongo che abbia molta considerazione da parte proprio delle famiglie e soprattutto in senso positivo, perché voglio dire le famiglie alla fine si fidano una volta che conoscono le società, che conoscono le allenatrici, si fidano molto di loro. Aiutare sicuramente si può fare sempre di più, quindi organizzare degli stage, degli open day nelle varie discipline, perché purtroppo non tutte le discipline sono ripartite, alcune stanno ripartendo, ma alcune purtroppo dobbiamo ancora attendere le linee guida delle varie federazioni. Il basket, so che ieri Joe Basket per esempio ha ricominciato con le proprie attività, avendo a disposizione un'area che gestisce l'area del Cilento sotto l'Orientale, e ha potuto, visto che c'erano le linee guida della Federazione Italiana Basket, seguirle. Io le ho lette, sono anche abbastanza restringenti, però almeno hanno potuto ricominciare. Anche loro sono personaggi conosciuti dai genitori, che voglio dire alla fine si fidano degli istruttori e delle società alle quali affidano i propri ragazzi. Però sicuramente pensare di nel futuro, nei prossimi giorni, di organizzare stage, open day ognuno per le proprie attività, sicuramente può essere una cosa a vantaggio delle famiglie per conoscere meglio sia lo sport e sia soprattutto le persone alle quali si affidano i propri figli. Certo, almeno per ridare fiducia, perché credo che le due parole chiave in questo futuro imminente possano essere quella di dare sicurezza, di dare informazione, ma anche quella di dare sicurezza che i luoghi che frequentiamo, nei quali mandiamo i nostri figli, sono dei luoghi appunto sicuri. Ivana, io sapevo che tu volevi chiedere qualcosa all'assessore, perché con la ripresa ci auguriamo dell'attività scolastica, quindi diciamo delle attività curricolari, visto che tu utilizzi con le tue allieve le palestre scolastiche, avevi qualche dubbio, qualche timore, qualche perplessità, sempre appunto per dare il massimo della certezza e della sicurezza sotto il profilo sanitario a chi frequenta queste palestre. Cosa volevi chiedere all'assessore? Chiediglielo tu. A noi la cosa che preoccupa veramente tanto è proprio la riapertura delle scuole, perché ovviamente finite le lezioni entriamo noi poi in palestra, quindi oltre all'igienizzazione che si fa prima della scuola, ce ne vorrà un'altra dopo che hanno terminato le loro lezioni, per permettere anche a noi di entrare con la palestra igienizzata. Allora, assessore, mi sembra di capire che Ivana le voglia chiedere, ora che ricominciamo la scuola e ci saranno le famose ore di ginnastica, ma al pomeriggio la palestra serve a loro, ci vuole un'attività di sanificazione dedicata. Premetto che la signora Coccia in un periodo antecedente, la chiamo signora perché insomma Giovanna ci diamo tranquillamente, in maniera scherzosa, lo sto dicendo in maniera scherzosa assolutamente, mi ha quasi stalkerato in un periodo precedente alla riapertura, in senso buono, per far capire ai genitori quando lei ci tenga, proprio perché le cose vengano fatte come devono essere fatte. Perciò che se la cosa ti può consolare, cara Ivana, anche a me preoccupa la ripartenza dell'anno scolastico, perché non sei da sola. E proprio oggi ne parlavo con la mia collega assessore alla scuola di Ilaria Ortolano, e ho proprio manifestato questa preoccupazione,
e ho detto che dovremo comunque effettivamente fermarci un attimo per capire come far fronte a una situazione del genere, che già normalmente al di fuori di questa emergenza Covid comunque non dico delicata, ma comunque è da gestire, ecco, chiamiamolo, diciamo così, e in questa emergenza sarà da gestire al meglio. Io penso che sicuramente un termine ci dovrà accomunare tutti, amministrazione, associazioni e scuola, e sarà quello della collaborazione. Sicuramente dovremo collaborare tutti nel miglior modo possibile, semplicemente e solamente per dare sicurezza ai ragazzi e a chiunque frequenti questi ambienti, questi luoghi. Va bene, assessore, allora noi siamo giunti al termine di questo nostro primo appuntamento, la ringrazio per aver partecipato, confidiamo nel fatto che sicuramente ci sarà interesse e collaborazione. Ringrazio Ivana e ringrazio comunque tutti coloro che ci hanno seguito da casa, ringrazio la WISP Abruzzo Molise per aver ideato questa nuova trasmissione e vi lascio l'appuntamento per la prossima settimana. Via, pronti, partenza, via, si va per mare e monti, partenza, via. Via.